Ladies and gentlemen, benvenuti, settimo appuntamento di Card Shop Simulator. Nell'episodio precedente che trovate in descrizione abbiamo acquistato la licenza della nuova espansione. Abbiamo già trovato delle bombe clamorose, ma possiamo fare molto di più. Ed è quello che accadrà quest'oggi, un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, io vi auguro una buona visione. E se siete abbonati al canale potete vedere tutti i contenuti in anteprima. Ciao! Eccoci! Giorno 26, le 8 del mattino, c'ho un botto di provviste qua da parte. Purtroppo non abbiamo ancora il magazzino, non so se lo potremo ottenere, ma probabilmente lo scopriremo. Allora, prima di partire, volevo mostrarvi che ho trovato un'altra bella bomba da $238, molto molto bene. Ora qua tutti i nostri stand sono pieni, ma oggi provvederemo all'espansione. Non solo del locale, ma anche di nuove licenze, perché per esempio, secondo me, il porcellino qua attira dei clienti. Se prendiamo un'altra rastrelliera dove mettere un altro pupazzo, possiamo averne ancora molti di più. Il mio dipendente, con tutta la nonchalance del mondo, sta finalmente arrivando. Ok, possiamo partire con la giornata. Venite, venite, signori, tutti dentro. Allora, qua facciamo un bel pago tutto, non ci si pensa più. Partirei con la ristrutturazione. Espandiamo, il che significa che 4, sì, abbiamo preso un altro achievement, molto bene. 4 parti sono state ufficialmente tolte. E adesso possiamo continuare, come vi dicevo, a mettere tutte le nostre bellissime cose. Non abbiamo tantissimi soldi a disposizione, è vero, piano piano. Intanto prendo una rastrelliera per poi chiudere qua, tornare un attimo indietro, andare nell'ordine, andare nelle action figure e sbloccare Nanomite. Potrebbe avere senso? Secondo me sì. Nanomite, prendiamolo. Ne prendiamo un paio, 16, 16, sì, prendiamone due. Madonna, 400. Siamo poveri. Siamo ufficialmente stirati. Ho speso tutto quello che avevo, tutto quanto, va bene. Però era questo il piano, quindi di sicuro non mi posso lamentare. Prendiamo il nuovo pupazzo, andiamo a distribuirlo. Ok, mettiamogli subito il prezzo, così se vogliono joinare e prenderlo lo possono già fare. Mitico, allora ne entrano 8 per piano, a differenza dei porcellini che ne entravano 6. Quindi in realtà l'acquisto di due scatole va già bene così. Non voglio riempire completamente la rastrelliera. In realtà non posso neanche permetterlo. Nel mentre, calmi tutti, perché io continuerei a spacchettare, se siete d'accordo. Prima facciamo un ulteriore refill agli scaffali vecchi. Va bene. La cosa buona di avere due profumatori, raga, è che non devo praticamente più spruzzare nessuno, fanno da soli ed è una buona notizia. Questi sono già tutti pieni nella rastrelliera, quindi andiamo ad unboxare qualcosina, anche perché vogliamo sempre continuare a salire di livello e perché no trovare delle carte che ci permettano di aumentare la nostra espansione. Io ho letto i commenti, qualcuno mi sta dicendo di tenere le carte che costano un bordello perché sono le più forti. Essendo anche le più forti significa che dentro un mazzo, quando sarà possibile giocare, faranno la differenza. Ok, va bene, io comprendo questa cosa qua, ma se non teniamo Slisgay non possiamo fare nulla, io ve lo dico. Allora, questa è da cestinare, questa è l'espansione, la penultima. Mancano ancora un pochino sugli scaffali, già messi tutti. Questa sicuramente continueremo a spacchettarla. Vediamo i dadi ne mancano esattamente 4, perfetto. Ce l'avevamo da parte già, utilissimo. Quella dell'espansione abbiamo già vista. Allora, andiamo a piazzare questi boxettini che vengono comprati molto spesso e va benissimo. È quello che vogliamo, ovviamente, anche perché abbiamo un decente ricarico qua sopra. Quindi continuate pure ad acquistarli, mo me ne avanza uno. Lo regalo a chi lo vuole. Dunque, avevamo detto che oggi spacchettavamo come dei matti questa espansione qua, ed è quello che voglio fare, anche perché dobbiamo trovare qua dentro le carte più costose in assoluto. Ho trovato le rainbow delle altre espansioni, ma non di questa. E se valgono tanti delle altre espansioni, figuriamoci quanto possono valere qui. Sono sicuro che in due box una carta da un paio di centinaia di euro riusciremo a trovarla e le metteremo in vendita. Dobbiamo farlo per forza. Devo aggiungere più tavoli possibili perché è il mio guadagno passivo, senza perdere prodotto di alcun genere. Un po' come l'internet caffè. Comunque questi hit da $40 fanno decisamente comodo, perché ci permettono di avere sempre sempre liquidità. Guardate, avevo appena speso i soldi, ne ho già 240 da parte, perché stanno continuando a comprare, ed è quello che vogliamo noi. Giorno 26, siamo rimasti dietro il livello, ma è normale, più si va avanti più necessita di esperienza.
un altro dragone da $40, le carte da 15, nel senso vanno benissimo, non ci si può assolutamente lamentare. Mi fanno morire i nomi di alcune. Il Fistronk. Fistronk si chiama quello. Vabbè, un Hydra da $50. Lusso. Lusso totale. Ieri, che ho mandato una giornata a Muzzo, abbiamo fatto un solo cliente insoddisfatto, ed è una buonissima notizia. Un altro Hydrao. E dammelo full art, su, Bogon. Buono, buono. Raga, solo sto pacchetto sono $230. Ah, e il box ne è costati 180. Conviene prenderli? Assolutamente sì. Conviene prenderli per salire di livello? No. A quel punto conviene prendere le espansioni più economiche. Bene, bene, io spero che stiano comprando tantissime carte, perché ovviamente ho intenzione di rifocillare le nostre piccole teche. Ma perché no? Potremmo addirittura mettere un'altra teca. Costa 400, quindi tra pochissimo potrò farlo. Tanto tutte le spese della giornata le ho già sostenute. Mi sa che lo tengo in considerazione, raga. Mettiamo un'altra teca al posto di un tavolo, con carte che costano un bordello. Però un tavolo avevamo detto che produce in automatico. Ora ci penso. Vediamo un attimo la disposizione. Magari posso fare delle modifiche che non avevo previsto, che mi permetteranno in qualche modo di aggiungere sia una teca che un tavolo. Dai, ci voglio credere. Dovrebbe essere l'ultima bustina questa. Andiamo. Niente. Peccato, peccato. Va bene lo stesso. Allora, fammi vedere, fammi vedere. Io questo, come lo posso spostare? Fammi vedere. No, c'è la porta lì nel mezzo. Mannaggia. Ok, allora lì non ce lo posso mettere. Sfortunatamente, perché c'è l'ingresso della porta. Va bene lo stesso. Vediamo se posso metterla qua. Allora, sposto temporaneamente questa qui. Vieni con me. Non c'entra. Ma porca loca. Porca loca. Se io sposto tutte le bustine qua giù in fondo, vediamo, eh. Allora, questo qua, e sposto questo qua giù. Top. Ok. Qua sicuramente abbiamo creato dello spazio. Vediamo se ci sta una teca. Sì che ci sta. Ci sta, ragazzi, ci sta. Ok, allora la metto un pelo più in là, così ho modo di passarci intorno, e anche loro lo possono fare. Bellissimo. Ne possiamo comprare un'altra, come avevo previsto. Vogliamo provare a prenderla diversa. Tavolo per l'esposizione delle carte. Ah, con la vetrinetta addirittura. 1000 però, 1000 è tanto. No, 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 no. Facciamo i bravi. Piccolo display per le carte. No, non conviene. Sì, potevo metterlo nell'angolino, ma ormai abbiamo fatto la modifica. Prendiamo questo e non ci si pensa più. Dai. Spacchetta tutto. Oddio, forse in questa maniera ce ne entrano anche di più. Non lo so. Per adesso, dai, teniamole come erano in principio. Ehi. Dai, non fare scherzi. Non fare scherzi, su. Fai il bravo, ok. Ok, c'entra, molto bene. Anche lì nel mezzo lasciamo lo spazio per poterci passare. Guarda qua, che benessere stanno comprando, eh. Stanno comprando tanto. Allora, qua mettiamo quelle di alto costo. Quindi tutte queste che abbiamo trovato. Non me frega niente se non le teniamo doppioni, raga, ve l'ho detto. Ci serve liquidità. Ci serve liquidità adesso. Buono, $70 solo per questa. 57 per lui, 47 per questo, 47 anche per lui. Lui di più, se non sbaglio. Esatto, no, non è vero, 43, peccato. Questa era di più. No, 48. Vabbè, vaffanculo. 189, lui va bene, lui va bene. Che bello, tutto sta filando per il liscio. Sì! Ce lo meritavamo, ce lo meritavamo. Allora, questa va qua e questo è completamente pieno. Qua ne mancano due, qua ne mancano una, qua una. Qua giù, due, perfetto, perfetto. Posso tornare a spacchettare un pochino. Allora, questo è vuoto, primo box è andato, ci ha dato grandi soddisfazioni. Procediamo col secondo. C'è il rischio che oggi chiuderemo la giornata a livello 21, eh. Non so se ci sbloccherà altre cose, ma dobbiamo necessariamente vendere prodotti e carte per i soldi. Tutto gira intorno a quelli, è incredibile. Un mondo meschino di stacanovismo e consumismo ai livelli epocali. Voglio la seconda cassa. Dobbiamo arrivare al punto in cui possiamo ottenerla. E doppio cassiere, tutto scorre più velocemente, molti più clienti. Spero di fare tutti soddisfatti quest'oggi. Non so se sarà possibile. Teoricamente ho tutti i prodotti acquistati in licenza esposti, quindi
potrebbe essere il giorno. La prima volta, probabilmente. Buono, un Rise Out a $40. Let's go. Drago godurioso. Drago durioso. Una nuova parola. Mettiamola nel Treccani, dai, per favore. Però vogliamo fare di più. E so che è possibile. Stupiscici anche quest'oggi. Non fatemi dire voglio spacchettare finché non trovo una carta da $1000. Perché, cioè, non è che posso stare qua 3 ore. Su via. Non ho ancora trovato la bomba di questa espansione. Bello, però. È un pezzo di legno da $160. Immaginatevi un drago full art. Quanto può costare? Ho bisogno di trovare il drago full art, raga. Ce ne saranno quanti? È pieno? Ne posso trovare uno, per favore? Dai. Questa potrebbe essere l'ultima bustina di questo box. Eccola. Va bene. Però abbiamo trovato comunque carte che ci hanno permesso di ripagare l'espansione. E va bene così. Mo mi prendo un po' di queste qua. Le vado a ridistribuire. Se le hanno prese. Sì. Ok. Molto bene. Cambio espansione ogni tanto per modificare e far perdere le tracce alla RNG. Che magari dice, io ho già dato roba, non gli do più niente. Col cavolo. Me la devi dare ancora, me la devi dare. Cos'è quel geco da $18? Si può fare di più? Ah, prima della fine della giornata un altro box di quelle nuove lo prendiamo. Soldi non ne abbiamo tantissimi perché non stanno a quanto pare comprando quelle carte là, ma va bene lo stesso. Dai un po' di queste, un po' di queste. Dai un po' di tutte e due. Poi mi metterò un attimo alla ricerca dell'album delle carte fantasma, che a quanto pare nei commenti avete scritto che esiste. Non mi avete scritto il procedimento per arrivarci, ma lo troveremo, suppongo. Via con l'ordine. E ne prendiamo una sola? Ne prendiamo due? Ne prendiamo due? Vabbè, tanto un'altra mi serve sicuramente per domani, quindi... cioè, poco male, dai, poco male. Oh! Quasi un God Pack, raga! 3 hit così di fila? Hit mediocri, è vero. E lo so che gran parte del tempo qua viene speso a spacchettare, però è un negozio di carte collezionabili, cosa vi aspettavate? Cioè, cosa devo fare? Ho ristrutturato il locale, l'ho ingrandito, ho messo un altro dispositore per le carte, un altro espositore, che disposi? Disposi che? Buono, Gigatronks. Dammelo full art però, voglio vedere 2000 di valore. Voglio vedere... ah, io non so se riesco a resistere a vendere quelle carte, una da 700, una da 500, eh. Perché se vendo quelle carte, espando il locale e aggiungo altri tavoli, come vi ho già detto, generiamo più clienti, più soldi. Cioè, così, il mondo dell'imprenditoria, devi spendere per avere. E funziona così. Buono! Un idrao a $240. Questo è quello che volevamo prima di concludere la giornata. Anche se tutto quanto è magnifico, vorrei la carta da 1000, di nuovo. Voglio riprovare quella sensazione, ti prego. Può essere questo accostato alla ludopatia? Non lo so. E in Super Mario... no, in Caffè Simulator, ragazzi, avevamo anche un casino, quello era peggio. Però, bene o male, con tutti sti prezzi delle carte, col discorso degli investimenti, non ci andiamo troppo lontani. Questo è poco ma sicuro. Dai, lo so, lo sento che ci può essere un'altra bomba a mano in questo box. Prima della fine della giornata... altre 8 bustine e finisce il box. Ultimi 2 clienti alla cassa, poi sarà finita definitivamente. Buono, buono. Peccato che non fosse uno di quei dragoni che vale tantissimo. Però altri $100 di sicuro non ci possiamo mettere, cioè, a complainare assolutamente. No, dai, arriviamo al livello 21, voglio ben sperare. L'avevo detto. Ci arriviamo a un pelo. Vabbè. Ci arriviamo ad un pelo, ragazzi. Per poco. Per poco, vabbè, ci arriviamo domattina appena apriamo, teoricamente. Più che altro appena se ne va via, così lo mando via. Top. Ci mancava poco, raga. Ci mancava poco. Vogliamo far partire la giornata a livello 21. Là, teoricamente, basterà questa serie di pacchetti. E poi tanto il resto lo continuiamo ad aprire domani, non vi preoccupate. Vediamo se tutti sono rimasti soddisfatti all'ennesima potenza. Potrebbe essere il primo giorno in cui questo accade. Oh, pronti per il livello 21. Ci siamo. Ci siamo. Eccolo lì. Livello 21 raggiunto in giornata. Manteniamo le nostre promesse dal 1994. È uno slogan? No, è banalmente la verità. Ok, chiudere la giornata. 7 insoddisfatti. Queste non le compra nessuno. Ma che cavolo. Cioè, incredibile. Le apro io.
Se non le volete aprire voi, le aprirò io. Che vi devo dire? Dammi la Rainbow, per favore. Vai con l'espansione nuova. Looking for the Rainbow, baby. Bello, 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 bello. Un dragone da 130. Queste vogliamo. Full art dei dragoni. Dai, cacciare il lesso. Quanto può valere la Rainbow di un dragone, raga? Quanto? Allora, giuro che apro queste 8 bustine e poi provo a cercare l'album delle carte particolari. Quelle bianche e quelle nere. Non si sa che fine hanno fatto, non lo sappiamo. Katengu, 12 dollarini. Siamo per superare i 1000, però. Buono, buono. Ok. Allora, cerchiamo quest'album. Allora, questo è tutto il mio album. 14.000 dollari di valore totale. Vedi la scheda? Allora, se io ordino l'album, genere. Così me le divide. Ah, questo è fuoco, questo ok. Fantasma! Eccole! Eccole! Ma io non l'avevo visto, fantasma, ma posso essere così cretino? A quanto pare sì. Destino? Le carte destino cosa sono? Allora, intanto già sapere che abbiamo queste è figo, molto figo. Ma che bella che è. È bellissima. Allora, magari lui lo vendo, il crab. Il dragone è bellissimo. Questo, insomma. Se famo un bel timelapse della giornata. Molto, molto bene. 2400 dollari. Cosa vedono i miei occhi? Che goduria. È stata sicuramente una giornata mega produttiva. Andiamo a riempire tutto per impedire che non trovino le carte di nuovo all'apertura. Vediamo se effettivamente l'aprire immediatamente riduce le lamentele e gli insoddisfatti, per l'appunto. Vediamo. Ora sistemiamo tutto. Ah, 4 insoddisfatti. Veramente è difficile farli contenti tutti. Com'è possibile? 28 Dias. Apertura istantanea. Pupazzi ci sono. Giochi da tavola ci sono. Andiamo di espansione quest'oggi, quindi ristrutturare. 900, bam! E cosa si è aperto? Uno spazio qua dietro. Ok. Non è granché questa cosa. Ci posso mettere il mio tavolo da lavoro per ora, per creare un piccolo spazietto qua dove potrei mettere effettivamente la nuova vetrinetta. Però sappiamo benissimo che il mio desiderio era di mettere un altro tavolo. Solo che credo non sarà fattibile. Non ancora, guardate qua. Non c'entrano. Quanto costa rimuovere un altro pezzo di parete? 1500. Ok, l'abbiamo fatto, raga. Abbiamo tolto un altro pezzo di parete. Ok. Allora, facciamo così. I pupazzi se ne vanno tutti laggiù in fondo. Ok, bellini, uno vicino all'altro. Le carte vecchie, no, aspetta. Le mettiamo più in qua. Queste le mettiamo qui. Questo stand lo piazziamo lì ad incastro. Perfetto. Questo dimmi che lo posso tipo ruota. Va bene. Sì. Cioè mi accontento, eh. Mi accontento di averlo così. Così mettiamo tutte le carte con le varie espansioni in fila. Molto meglio. Molto meglio. Abbiamo creato un pelo di spazio. Ora voglio capire una roba. Aspetta. A parte questo, volendo potrei anche metterlo così. Non so perché io non ci abbia pensato prima, ma è molto meglio. È molto meglio, raga. Perché in questa maniera, sì, c'è un divisore, ma tanto loro si muovono, si spostano, fanno quello che vogliono. Questo lo posso addirittura mettere qua. Ci si passa. Lusso, raga. Ok. Allora, sicuramente adesso trovo il modo di ficcarci i tavoli. Per forza. Anche perché volendo, guarda cosa posso fare. Volendo possiamo fare questo. Allora aspetta, questo qua davanti. Così, questa è tutta la zona carte. Qualcuno starà già pensando di scrivere, ma così le carte sono tutte accumulate vicine. Ottimizziamo lo spazio, no? Allora il tavolino. Nuovo tavolino da gioco. Dov'è? 200, ne prendo due. Ok. Due nuovi tavoli da gioco vuol dire più possibilità di creare business. Ok, c'entra lì.
molto bene. Non posso metterlo purtroppo attaccato a quello, però ne posso mettere un altro. Magari alcune lamentele erano proprio dovute al fatto che non c'erano i tavoli. Non lo so, sto ipotizzando. Non c'entra? Eh no così però. No raga, io trovo il modo di mettercelo, ve lo dico. Perché non entra? Deve entrare per... Eccolo! Sì! Ok, siamo riusciti in un modo o nell'altro a far entrare tutto. Non so nemmeno come sia possibile. Dammi quattro cartine. Ne ho prese troppo. Oh mio Dio, quante doppioni ho di queste carte? What the fuck? Ne ho tantissime. Ok, va bene. Qua ne manca una. Secondo me posso ficcarci anche la vetrinetta, ve lo dico. In qualche modo. Vediamo. No. Negozio lotto 5000, non ce li ho. No, possiamo permettercelo, non ancora. Il piccolo display. Vediamo. Vediamo se riesco a metterlo. Aprire. Qua dietro ce la faccio? Secondo me sì, perché tanto loro si siedono in automatico. Buono, abbiamo un nuovo display per le carte del momento. È il momento, raga, ho bisogno di liquidità. Basta. Solo quelle mega costose, però. Bello, bello. Ci piace. Non è un espositore per venderle, ma è un espositore forse per attirare clienti. Attenzione, perché questa cosa è interessante, eh? È molto interessante. Ci metto anche le mie fantasma. Come? Raga, perché non posso più riprendere. Ah, ok. Dobbiamo trovare belle carte che valgono tanto, le mettiamo nell'espositore e magari questo ci permette di avere più clienti. Non lo so, o forse di renderli più soddisfatti. Dai, cos'è? $10, 10 euro, quel che è. Troppo poco, molto di più mi serve. Avanti, Mammo 3, andiamo. Non scherziamo. Di più. Voglio l'arcobaleno, cioè insomma la fantasma di questa nuova espansione. Ah, ve lo dico, allora spendiamo finché non finiamo tutti i soldi. Sì, spenderemo finché non finirò tutti i soldi. Ma devo trovare per forza una carta fantasma di questa nuova espansione. Inutile, dai. 20 euro di Giga Knight. Che me ne fo? Molto di più. Full art, rainbow. Io vi ricordo che ho già superato la soglia dei 1000 pacchetti. Siamo solamente al 7° episodio. Vuol dire che stiamo viaggiando a più di 100 bustine al giorno. No, molto di più. Ragazzi, secondo me stiamo facendo 150 bustine al giorno. Ok, che non è assolutamente poco. Ordiniamo, certo. Ah, questa licenza, raga, la posso già prendere. Mazzo da battaglia. Forse dovrei prenderli. Non lo so, magari ho fatto il passo più lungo della gamba. Ho speso tutto, come promesso. Allora, fammi vedere se c'è da fare un refill. Qualcosina sì. Tutte le altre le apriamo, ovviamente. Tutte le altre le apriamo, certo. Accendiamo la luce. Oh, è incredibile, non c'è coda alla cassa. Non so se il tipo sta migliorando day by day, però attualmente non c'è coda alla cassa, mi sembra un sogno. Abbiamo già rifatto $130. Abbiamo aggiunto due tavoli in più quest'oggi, comprato due sezioni in più. Molto bene. Però il banger dentro il pacchetto per oggi manca. Non l'abbiamo ancora trovato. La carta che dici yes! Che urli di gioia. Idroide Magnoria, $40, va bene. Io spero che non vadano a rubarmi le carte dalla vetrinetta, perché faccio un disastro, raga, Faccio una strage. Ah, tra l'altro abbiamo preso anche la licenza di un altro pupazzo. Può sembrare poco? Non lo è. Costa 700 solo la licenza, raga. È lì che ci fregano. Cioè, se anche volessi prendere il mazzo tematico fuoco, costa 1000 la licenza per averlo. Fregatura. Le carte esposte dovrebbero essere vendute comunque. Cioè, mo l'ho messo nella vetrinetta per la collezione, ok. Bello, non sappiamo se attirerà più clienti. Magari sì. Però se non le vendo, raga, rimango bloccato, perché quelle lì sono una marea di soldi. Tanto il gioco ancora non c'è. Ma quante carte troveremo ancora? Cioè, capita a me, ragazzi. Abbiamo fatto un buon progresso però, Al 22, tra l'altro, si sblocca la possibilità di prendere l'ultimo mazzo tematico. Dovrò prenderli tutti uno dopo l'altro. Lo faremo, li prenderemo. Vogliamo la fantasma
Per favore, full art, solo carte degne di nota. Bello quello, 44 dollari, ci può stare. Sì, ancora confondo euro e dollari col mio cervello, raga, concedetemelo. Ah, dobbiamo pagare le bollette la giornata, è vero? Non hai abbastanza Oh, cavolo. Dobbiamo aspettare che qualcuno paghi. Siamo completamente stirati, eh. Cioè, proprio alla buccia più totale. Andiamo, ti ho fatto i complimenti che stai andando veloce. Oh, ma c'è il telefono mezzo scarico. Il Tetron mobile. Ah, Tetron, non Tetron, ok. Vabbè. Che fantasia. Tetron mobile. Easy. Dai, ho pagato tutto. Adesso il karma mi deve ricompensare, giusto? Non mi puoi trattare così. Mi merito molto di più. 13 dollari. Prima ne valeva 40, 50. Cosa è successo? Sarà stata un'altra versione. Leggendari o... Non l'avrei voluto vedere comunque. Cioè, il grafico che ha fatto le traduzioni. Bono! Bono! 140 dollari di Baherozzo. È la stessa carta che abbiamo fantasma, tra l'altro. Sono sicuro. Giuro. È la stessa carta che abbiamo fantasma, quella bianca. Buon. L'ultimo box. E mi sa che la chiudiamo qua. Cioè, oggi niente sopra i 500 euro. Spacchettamento mediocre, se così posso definirlo. Sì, bello il Fistronk da 37 euro che sembra, non lo so, un poggiapiede dell'IKEA. Please! Fallo per me! Fallo per me, ti prego! No! No, la voglio full art col bordo d'oro! La massima espressione di rarità! Va bene, va bene. Cioè, non ci lamentiamo perché tanto in qualche modo il box dovrà essere ripagato, però... È l'ultima? Mi sa di sì. Mi sa che è l'ultima. È l'ultima questa. Ah! Niente. Era l'ultima, non era l'ultima! Va bene, un'altra da 40 dollari, ok. Magra consolazione. Easy. Easy. Allora, visto che c'è ancora gente che gravita nel negozio, andiamo in ordine di prezzo. Ehi, ehi, ehi. Ehi, ehi, ehi. Ok. Prendiamo le bombe che abbiamo trovato. Distribuiamole in vendita. Ok. 1, 2 e 3. Ok. I prezzi. Beh, sicuro quelle nuove non ce l'hanno. Qua ce l'hanno tutte. No, questa no. Ma il Baccarozzo verde. Ah, infatti. Ma lo vogliamo? Ma sì. Ho alzato un po' di più il prezzo del Baccarozzo. Un pelo di più. Non tantissimo, un pelo di più. Avete visto quanto spendiamo al giorno? Ma tantissimo. Spendiamo un bot. No, cosa? Lascia stare, ma che fai? Ah, se clicco il tavolo parte la roba del torneo, ok? Vedo che i pupazzi sono stati comprati, quindi teoricamente ci accedono là dietro. Ne prendiamo altri due, vai. 340, mamma mia, 340 è tanto. Solo per i pupazzi. Però se il ricarico è decente, tanto vale la pena farlo allora, dai. Così. Mamma mia, 680, no, ne ho presi 4, vero? Ho preso i 4. Oh, mi scliccato. Vabbè. Vorrà dire che per la prima volta in assoluto probabilmente viene riempito lo scaffale dei pupazzi. E ho miscliccato, raga. Ho preso troppi porcellini. No, col cavolo che viene riempito. Non bastano. Cioè, sì, viene riempito, ma mi avanzano, volevo dire. Siamo stirati, raga. Siamo stirati. 70 dollari. Non posso fare più niente. Signorina, deve andarsene via. Non so come dirglielo. Deve andare via, è da sola, non sta facendo letteralmente nulla, quindi... Allora, qui c'è da rimettere uno e uno, perfetto. Siamo pronti per chiudere, ehi ehi ehi. Andiamo, c'ho da fare, via, signorina. 700 dollari di Bonfiox, guarda che bella che è. EX, bello, bello, bello. Pesciolino Guppy. Poi abbiamo questa, Litroid, la mia preferita per ora. Artiglio lo venderemo. Sappiate, il prossimo episodio, non so se resisterò, verrà venduto, eh. Forse devo ricomprare il set base. Vai. Un ordine del set base. Proprio per stirarsi a modo. Avevamo detto che l'episodio non finiva finché non finivo tutti i soldi. Eccoci qua. Li abbiamo spesi ufficialmente tutti. Non li posso spacchettare perché vedete che mancano sullo scaffale. Quindi è giusto così. Allora, hai 10 secondi per andartene. 3, 2, 1. Oh! Sto per perdere la pazienza. Glielo dico, eh. Io glielo dico, vabbè. Allora, reclutare. Posso assumere il secondo dipendente, eh.
Velocità di pagamento lento, velocità di pagamento normale. Allora basta prendere un dipendente più efficiente. Velocità di rifornimento veloce. Vabbè, tanto a noi interessa il pagamento. Ok, sai cosa potrei fare allora? Nel prossimo episodio possiamo assumere il nuovo dipendente da mettere alla cassa con il pagamento normale e mettere lui a rifornimento. Mi piace. Il piano c'è. Signorina, sto per chiudere. 3, 2, 1. È chiuso. Basta. Chiuso. Fine. Arrivederci. The end. Ciao, bella. 7 insoddisfatti. Lo trovo molto, molto ingiusto. Raga, prossimo episodio, un mese di negozio, Ma siamo gasati o no? Ecco, guarda che cosa è successo oggi. Tavoli dappertutto. Espansione là dietro. Ecco cosa manca. Non sto più mettendo in vendita le carte sfuse. Ok, prossimo episodio rimedieremo. Cari amici, 7° appuntamento termina qua. Oggi non abbiamo trovato carte clamorosamente costose, ma abbiamo rivoluzionato ancora una volta il nostro locale rendendolo ancora più figo verso la perfezione. Un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Ci vediamo nel prossimo video, basta per tutto. Trovato anche le carte che avevo perso. Tutto va per il verso giusto. Sì. Hmm.